Ciao a tutti gli amici di Live Music Lombardia, ci troviamo a Monza alle sale Prova Nipa per la sesta giornata di audizioni del Contest 2015. Loro sono gli Artemio, sono appena arrivati dell'audizione, com'è andata? Bene, bene, benissimo. Cosa avete suonato? Abbiamo suonato due brani del primo e del secondo disco, Timorato di Dio e Ancora No. Chi è che scrive i brani? Come nascono i vostri pezzi? Sono tutti farina del vostro sacco? Chi fa i testi? Chi scrive i testi? Sono plagi tutti. Prendiamo dai Modà, di solito ci piace prendere spunto ai Modà e Gigi D'Alessio. E musiche avete nascono... Avete un'altra fan. Grazie. Devo prenderlo in mano? No, io? No. E, musiche nascono principalmente dai ragazzi. Daniele, Davide, Danilo e Teo. E i testi sono Luca, i testi nascono da me. Sei la voce, il portavoce del... Sì, sì, della portavoce di basso valore, ma portavoce, sì. Sono l'unico che sa i congiuntivi. Ah, ok, è per quello che parli tu. Sì. Se fossi... Allora, leggo che vi conoscete da tanto, quantomeno tre di voi... Dalle scuole medie. Suonano da tanto, sì. Medie. Però la band nasce nell'ottobre del 2010, quindi... Sì. Da chi è stato l'artefice del gruppo? Noi tre abbiamo iniziato musicalmente dalle scuole medie per tantissimi anni, abbiamo preso qualche piccolo anno di pit stop, abbiamo ripreso appunto nel 2010, abbiamo ripreso l'idea noi tre, poi ci siamo allargati perché costavano poco da prendere nel gruppo loro, allora li abbiamo presi come volontari, abbiamo detto volete un gruppo in cui non si guadagna ma si scrive e loro hanno accettato. Siamo in stage. Ok, apprendisti. Allora, leggo che avete all'attivo qualche EP, una demo, sì. Giusto? Come si intitolano? Allora, dove si possono trovare? Tre dischi che trovate su il primo Nocivo, Quarto Stato e Statico Dinamico, tramite il sito artemiorock.it si arriva a 1000 portali di vendita che danno i nostri CD libero un cazzo, dovete pagare e comprate la nostra discografia degli Artemio. Adesso sta venendo fuori il quarto, che sarà un album, perché i primi tre sono meno tracce e il quarto sarà un album, sì, sarà più noioso ancora, cioè sarà ancora più martellante. O meno quando è prevista l'uscita? Questione di mesi, stiamo un attimo rifinendo con un lavoro di Cesella, come fa l'artigiano, stiamo rifinendo le piccole cose. Ok, quindi seguiteli per... Seguiteci. Sì, sulla loro dall'odore. Pagina. Dall'odore, ci riconosce. Avete anche qualche data in programma prossimamente? Abbiamo... adesso inizia l'estate, quindi è un momento che è più fertile a livello live. Le prime sono a maggio. Diciamo che siamo più in una fase di scrittura adesso. Live ne abbiamo già fatti tanti, siamo più in una fase di scrittura momentaneamente. Da maggio in poi si aprirà a rifarci vedere dal vivo. Sì. Va bene, io vi ringrazio moltissimo, vi auguro un in bocca al lupo. Grazie. Vedo il calendario di Live Music Lombardia. Sono tantissime donine. Sì, però è uno lì, quindi vi dovete dividere i mesi. Strappa quelli che ti interessano. Ecco, tipo questo, ma questo qua potrebbe essere. Esatto. Hanno già scelto. Sì. Grazie a tutti, grazie agli Artemio. Grazie a voi. Ciao. Vai Pasqua. Twice a day, the dope blue ocean.